Sai cosa abbiamo adesso, Emiliano? Cosa abbiamo? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Siamo pronti. È qua. Siamo proprio pronti. È sulle nostre. 2-1. Andiamo, vai. 2-1 finalmente, non è un 3-0. Comunque, tu, cioè, di nuovo, cioè io e te, gli altri a casa, presto, veloci. Qua. Questo è un corollario che abbiamo stabilito dal 2021, da quando abbiamo iniziato a fare LCK, da quando io e Walker ci siamo divisi le giornate, abbiamo deciso, tu ti fai la prima serie, io faccio la seconda. Lui si faceva 2-0 e mi faceva 2-1. Era funzionava così, io sono quello delle serie lunghe. Ormai ho questa legacy. Per chi si stesse chiedendo, ma come fai ad essere sicuro che non fossi specchiato, eccetera? A me piace il rischio, piace il brivido, non lo sapevo, quindi ci abbiamo provato, è andata bene, fortunatamente è andata bene a questi Golden Guardians. Questo Game 3 comunque, per quanto sia stato altalenante, ballerino, folle a un certo punto, è stato un game molto simile al secondo, ovvero con un buon vantaggio nell'early game da parte loro. Inizia a essere un po' il filo rosso di questa serie, questo concetto. Sì, l'early game va bene, i Golden Guardians riescono a farsi sentire nelle prime fasi di gioco e muoversi bene attorno alle prime rotazioni con la giungla, la pressione con il primo messaggero, le prime torri, giocare attorno a una buona esecuzione della fase di corsia in bot lane, e si alza la conta delle partite vinte dal Nord America quest'oggi, cosa di cui siamo sì. Tutti molto contenti. Ma purtroppo il resto della partita non è così semplice, non è così diretto. I team fight, soprattutto le schermaglie, sono state il terreno di gioco di Cloud9 per ora in questa serie, in tutte le partite, anche in quest'ultima, perché appunto anche alla fine non è stato un team fight a dare la vittoria ai Golden Guardians, è stato uno sciocco errore dei Cloud9 di Berserker, che ha deciso di ricollare una posizione veramente scomoda, e anche i piccoli vantaggi precedenti, anche le prese di posizione precedenti dei Golden Guardians, la presa del barone, di nuovo non un team fight, Cloud9 che cercano un 50-50, vengono sparati via da non tripopi e cedono obiettivo e uccisioni senza aver nulla in cambio. Continuano i Cloud9 a mantenere abbastanza intatti i ban, continuano a cambiare invece i Golden Guardians, perché quella Lulu prima non figurava tra le rimozioni, in prima rotazione almeno, era presente in seconda, quella LeBlanc continua invece ad essere una minaccia, chiaramente uno dei campioni, il campione più giocato di MNS, uno dei suoi migliori pick in assoluto, molto molto funzionale. E questo è invece un cambio abbastanza netto, perché Cloud9 decidono di bannare Vi, rispondono con Annie, che era stato il first pick in quel caso da parte di Cloud9 quando era a disposizione il campione, ma c'è Xante, che era stato il terzo ban nel game precedente. Xante per Golden Guardians, vediamo quale sarà la risposta. Credo che sì, potrebbe arrivare la bot. Effettivamente anche Maokai ancora open, immediatamente lockato oltretutto. Senza grande Maokai, l'abbiamo menzionato appunto, contro questi carry jungler più fragili fa un po' da elemento neutralizzante, dove con il carry jungler devi essere esplosivo, presente. Anche quella Nidalee l'abbiamo vista diverse volte bannata nei confronti di Blubber nelle prime partite. Ci prova, se la rischia, ok. Tanto potenziale di carry, certo, ma appunto tanta volatilità. Con Maokai sai già quello che ottieni, hai un frontline, hai un tank, hai dei fortissimi controlli che oltretutto limitano molto la mobilità e il potenziale di playmaking di Nidalee. Un setup che per adesso offre ai Cloud9 un enorme potenziale di snowball, con Nidalee più qualsiasi midlaner AD tu voglia porre al suo fianco, Jace sarà alla fine la selezione. Slittare la botlane in seconda fase non è un grandissimo peso, perché slitti entrambi i membri, quindi comunque non possono arrivare più di tanti ban, e ci sono ancora tra Xayah, Aphelios e Jinx almeno 3 AD carry gettonatissimi che Berserker può andare a raccogliere facilmente, quindi possono arrivare 2 ban, andrebbe tranquillamente sul terzo, e non puoi andare a battere troppo più in là sui supporti, perché anche lì la champion pool è molto molto ampia. Arriva di nuovo invece anche la Poppy per Licorice, sta
continuando ad avere delle performance sul campione, non solo in questa serie, il game precedente, ma in generale in queste MSI fenomenali. Chiaramente, come dicevi, sacrificherai qualcosa per la Champion Pool della AD Carry. Jinx è indiziata numero uno, probabilmente vedremo un ban anche su Aphelios e... o anche su Xayah, nel senso devi scegliere una delle due probabilmente. Sì. E non sono neanche sicuro che Berserker vada di default a questo punto, avendo Zeri davanti. Cioè, nel senso, se viene bannato adesso Aphelios, non so se vai comunque a bannare Xayah, se vai a piccare Xayah. Quindi, infatti, iniziano a volare anche ban particolari dall'altro lato. Non lo so, sono un po' perplesso. Sai, effettivamente con Nidalee e Jayce in squadra potresti andare anche su qualcosa di un pochino più unico. Potresti andare anche a cercare qualcosa tipo un Ezreal, qualcosa per corrispondere un po' a quell'identità da Poke quasi che la squadra sta ponendo. Un Ezreal, forse magari anche un Jhin, anche se contro due tank di Mokai e Poppy sarebbe molto difficile far breccia attraverso quella frontline. Devi pur sempre mettere in conto che con Nidalee e Jayce come duo DPS alla tua ti serve qualcuno che riesca a gestire i tank. E Aphelios e Jinx sono probabilmente, appunto, in quel trittico di Aphelios, Jinx, Xayah, i due migliori a fare quel lavoro. Questo potrebbe essere una buona opzione. Varus, non mi aspetto di vederlo in versione da letalità, quindi da ampio range, ma... questa è una comp bella aggressiva da Snowball, non qualcosa che abbiamo visto congruo al meta di questo MSI finora. Potrebbe essere, appunto, l'identità da poke potrebbe spingere la Aphelios verso la letalità, ma contro i due tank di Maokai e Poppy mi aspetto più un Varus tradizionale. Sì, parlavamo infatti dell'anti-tank, parlavamo dell'avere necessità di avere un campione del genere. Il range comunque te lo garantisce Merdinger, le frecce nei primi livelli ti fanno sentire, quindi giustamente mi aspetto anch'io il Varus più tradizionale, più standard. Però dall'altro lato è arrivato lo Yasuo di Gori, intanto. Insieme al Rakan di Hui, insieme ai Nocap che può fornire Licorice, anche se vuoi avere quella suprema con l'utilità degli allontanare gli avversari, insomma... c'è una grossissima sinergia tra questo team e uno dei migliori campioni in assoluto pilotati da Gori. Si torna un po' sul tema del primo game, ovvero poco danno magico di Golden Guardians. Zeri ne offre un pochino di più, bellissimo questo onesie di... non di Alistar, cioè della mucca in generale, però tutto quanto a tema Alistar poi ancora meglio. Tra l'altro credo sia sempre lo stesso tipo che ormai da anni... fa queste presenze internazionali con il suo cosplay di Alistar e la cowbell a stimolare, ad agitare il pubblico. Tra l'altro alla fine non so se hai notato Xante mid lane, Jayce top lane, è stato il flex definitivo dei Cloud9. No, ci avevo fatto caso. Per il Fudge Factor per affrontare ancora una volta quella Poppy, mentre il tank, la versione più tranquilla e più mite delle due solo lane, andrà sulla corsia centrale a risponderlo Yasuo. Il famoso Xante mite che non fa assolutamente nulla, è tranquillo, è delicato, fa il tank come tutti i tank fanno. Siamo in game, siamo pronti per questo game 4. Ma Berserker ama smentire tutti quanti. Cometa per lui, cometa. Per avere la letalità nel suo inventario. Si vede, si punta a snowballare. Sarà un game breve o un game doloroso per i Cloud9, temo, a questo giro. Se quella è letalità, perché certo, Cometa solitamente racconta letalità, poi nulla vieta a Berserker di fare runa di una build e oggetti di un'altra e andare verso comunque del DPS un pochino più consistente. Alla fine River comunque sta riproponendo, di nuovo, un po' per forza di cose, quel Maokai... da danno magico con il primo attacco, con verosimilmente l'abbraccio demoniaco come primo oggetto per rispondere all'assenza di carry da danno magico all'interno della sua squadra. Quindi una frontline un pochino meno resiliente davanti alla prospettiva di letalità per Berserker. Conquistatore invece per Blaber. Berserker ha già trovato Don Nocap, riesce a rispondere comunque senza spendere nulla in questo caso del suo summoner spell. Sven ha già piazzato le torrette. Non abbiamo visto il classico livello 1 ad accompagnare Merdinger da parte dei Cloud9. Alla fine Styx è abbastanza range per rispondere alla pressione delle torrette, con Sven che continua però a cercare possesso di quel cespuglio. È abbastanza particolare comunque
vedere una comp del genere. Non è qualcosa che siamo abituati a vedere, no, sul palcoscenico di questo MSI, anche proprio a partire dalle botte. Varus e Emerdinger non sono affatto campioni contesi. Gran bella litigata sulla mid lane. Gori. Gran bel trade da parte di questo Yasuo. Ma appunto, Cloud9. Ok, Cloud9 che dopo quella singola sconfitta hanno deciso di cambiare totalmente il loro stile, il loro approccio. Nonostante è una di quelle sconfitte dove il salty runback è ampiamente giustificato. Avessimo visto anche le stesse composizioni, diciamo, la partita di prima è una partita che, dopo aver visto soprattutto la squadra giocare, è uno di quei game che Cloud9 vincono realisticamente almeno 7-8 volte su 10, con tenendo in conto non in tutte le partite Kha'Zix prenderà un vantaggio del genere e non in tutte le partite soprattutto commetterà un errore così grave sulla conclusione. Bellissimo il patting di Blaber, Gori danneggiato, flasha l'intervento del giaguaro Blaber che stava flashandogli addosso, appunto saltandogli anzi addosso. Qua da rivedere il movimento attorno a quel lume splendido da parte di Nidalee, che però ora va molto in avanti, rischia di fare un po' il passo più lungo della gamba. Gori va in su Emenes, trova il knock-up, colpi di intoppo che sono stati caricati, ma Gori è già bello al sicuro. Altro non è una cosa che solitamente consideriamo, perché Nidalee, no, è il classico, è la classica compagna da controlli, punta e click, no? La classica compagna Necton Nidalee. Anche Sante ha degli ottimi controlli, non sono necessariamente punta e click e non tengono l'avversario fermo, ma lo muovono di una distanza fixed. E Blaber abbiamo visto allineare perfettamente quel giavellotto al displacement del terzo colpo di intoffo di Emenes. Quindi ha già la distanza calcolata, sa già benissimo come posizionarsi attorno a quei controlli, come sfruttare la forza di quel Xant. Gori prova a scappare, ma vanno tutti qua su di lui. Parlavi dei controlli, arrivano subito. Exhibit A, first blood per i Cloud9 nelle mani di Emenes. Sì, questo. Bel danno. Questo è un bel danno. Ma i danni sono veramente tanti. L'ustione arde non abbastanza. E lo scudo della passiva di Ui torna a proteggerlo, già salvo, ma non si sa mai. La sicurezza prima di tutto. Trade gigantesco qua però da parte di Berserker Sven. No, dai, mi stavo un po' domandando, no, perché cambiare stile di gioco quando giocando team fight, front to back, scaling, hai avuto tre partite essenzialmente comodissime. A quanto pare la risposta è perché Cloud9 si erano scocciati di perdere l'early game. Sì. Si erano scocciati di lasciare il terreno di gioco fin dall'inizio di Golden Guardians. Adesso questa è la loro mappa, già dal livello 1, già dai primi minuti, ogni corsia esiste per dominare. Vediamo quanto durerà. Non sono un fan dei meme, del solito meme, avevano l'appuntamento a cena, dovevano sbrigarsi, eccetera, eccetera. Però effettivamente a Londra chiudono presto i locali, quindi probabilmente devono un po' sbrigarsi. Sai cosa? Effettivamente avevano l'appuntamento a cena, toccato su quel 3-0, erano on track per il 3-0 e poi hanno perso quella partita per un errore. Per uno stupido errore, quindi dobbiamo rimediare, ragazzi. Prossimo game dura 20 minuti. Non possiamo permetterci di più. Abbiamo il locale alle 7:15. Continuano adesso a fare un po' di movimento. Anzi, riesce anche a muoversi sulla mappa Emenes. Questo è effettivamente un matchup che non abbiamo visto molto spesso. Sento di dire Yasuo contro Xante, almeno a mia memoria, mai. Poi non so se mi sono perso effettivamente qualche game, o se il game di Gori su Yasuo l'altro fosse effettivamente contro uno Xante, ma non mi pare che fosse così il matchup diretto. E Yasuo fatica, perché sì, è vero, Emenes è comunque un campione che non ha, Xante è un campione che non avrà gli stessi danni andando avanti nella partita, ma parlando della lane, picchi è come Xante. Sì, il La partita di appunto, picchia, come è no out sotto torre, livello 6 contro livello 5. Gori deve scappare, trova il livello 6 e questo dovrebbe impedire Emenes di continuare l'aggressione, però appunto dovrebbe, in teoria dovrebbe. Ok, no, l'altra partita di Gori con Yasuo era contro Ahri e ok, andando un po' anche a andare un po' a scavare sui, in realtà, pochissimi game di Yasuo di questa season 13, nelle major almeno. Mamma non ci mia, che danni su Ui. Blaber lanciato in quella direzione, ma okay, Ui fa la scelta sbagliata lanciandosi nella bocca del giaguaro. River prova ad inseguire Blaber, che okay, però lo accarezza, lo azzanna e trova la seconda uccisione. Blaber sta, Berserker sta giocando con Stixey.
Un colpo di frecce dopo la pioggia dall'alto. 4-0 Cloud9 in un battito di ciglia. Oh, questo è brutale. 2-0-2 oltretutto per Blaber. 100% di kill participation per questa Nidalee. In 1v3 essenzialmente. Certo, va trovato quel fortissimo giavellotto per aprire le danze, ma poi con tutti gli avversari che gli saltano addosso, dice vabbè, mi farò strada a morsi se devo. Con le zanne e con gli artigli. Bellissima esecuzione. Un dive che i Gothic Guardians non avevano speranza di poter neutralizzare, di poter risolvere a loro favore. Mi ha fatto sorridere, sì, Ui che pente si è suicidato, però nel senso devi gestire quella Nidalee in qualche modo. Spoiler, non puoi più farlo. Non so se puoi gestire più questo Xante Gori, effettivamente. Ha già raggiunto il suo power spike massimo, ovvero le Steel Caps nell'1v1. Alle scarpe complete, è finita. È finita, alle Jordan. impossibile da tirar giù. Beh, siamo a 7 minuti, quasi 8, e ci sono quasi 4.000 gol di vantaggio per i Cloud9. Questo è più di quanto i Golden Guardians hanno molto spesso costruito con i loro di early game. Qua non abbiamo ancora finito di dire early game, non è ancora spawnato l'Herald nemmeno. Stixey non, okay. Non ha ancora capito che non può andare a ingaggiare su un Heimerdinger, specialmente con Berserker che picchia così, trova l'uccisione. Stixey dovrebbe essere il prossimo, purifica solo i rallentamenti, ma anche solo quelli sarebbero stati minacciosi. Emeness ancora una volta tu per tu con la torre, trova la placcatura e Gori si fa parecchio ingolosire. Dritto in all out al di là del muro, non ci sono minion su cui scattare, deve flashare per portarsi in salvo, ma ancora una volta Emeness che sta dominando il lane matchup. Direttamente dietro Emeness, però quello è comunque un cooldown molto forte bruciato. Adesso quel Xante potrà continuare a mettere pressione quanto vuole. Siamo a 5.300 gol di differenza. 8.040, il messaggero non è ancora stato utilizzato. Mi sa che veramente c'era il ristorante fissato per le 7:15. Considera ancora, non lo so, una dozzina di minuti per chiudere questa partita. Poi, ok, Sven, fai... Ottimista sei tu. Sei proprio un ragazzo di buon cuore, Mon, te lo dico. Però mi sa che non benissimo. Lui prova ad andare ancora una volta su Sven, ma ha trovato anche Stixey per sbaglio il supporto dei Cloud9, che piazza il Crabber, si fa una passeggiata e tranquillo si allontana in corsia centrale. Volevo farla la battuta che dopo il primo game ci potevamo aspettare, anzi anche dopo il secondo ci potevamo aspettare il 16-04. Però yikes come stanno giocando questi Cloud9. Blaber, ok. Si destreggia benissimo. È un mietitore notturno a 9 minuti. Ma cosa? Will do that to you. Abbiamo già un oggetto per 3 giocatori dei Cloud9 a 9 minuti e mezzo. 3 oggetti completi. Povero Licorice. Sto guardando la barra dell'esperienza. Sven ha più esperienza di River. Cioè, Blaber ha il doppio del farm di River. Oh mio Dio. No, questo è pesante. Siamo a 6.000 gold di differenza. 6-0 questo è pesante, minuti. I guess. Non... Vediamo, no. Vediamo. No, K arriverà all'ultimo respiro. Si tengono lì inchiodato Emeness per un po', ma c'è ancora l'all-out. Emeness si sta ancora prendendo tempo. È un po' gioco degli avversari, francamente. Alla fine la kill arriva. Arriva anche la presa della natura. Sven non viene bloccato. Guardi, gli salta addosso. Blaber prova ad inserirsi, ma c'è un altro knock-up. Ce n'è un altro ancora con lui. Stordimento, però. E arriva anche lo schianto elettrico di Stix che prova a entrare su Berserker. Utilizzata la catena della corruzione, ma Blaber trova un'uccisione. Berserker! Cancella Zeri, doppia serie di uccisioni, 3-0-2 per entrambi i giocatori di Cloud9. Probabilmente si arriverà un 1 qua per Blaber, che prova a danzare un po', ma regala uno shutdown in questa cosa a Gori. Shutdown incassati, almeno Golden Guardians si alzano un po' la testa, riabbassano un po' la differenza monetaria, un paio di kill in tasca a questo Yasuo, ma poca differenza fa, mi viene da dire, sul totale. Comunque i Cloud9 si mantengono in controllo abbastanza schiacciante. Il drago viene conquistato, questo drago infernale oltretutto, e Berserker ancora non ha sofferto niente nel trade. Livello 7 contro livello 5, Stixey fa il 6 su questa wave e quindi poi decide di farsi avanti. Forte dello schianto elettrico, ma anche in quel duello di 1v1, schianto elettrico, Zeri con schianto elettrico attivo contro un Varus da letalità, non dovrebbe andare così uno scontro diretto, ma quella freccia penetrante ha
cancellato Stixey, gli ha estirpato almeno un 40% della barra della vita. Prova ad andare su Fudge, almeno a mandare vincente un lato di mappa, anche perché pure qua sono 20 minion di distacco praticamente tra i due. La torre sta per cadere in corsia inferiore, basta un'auto di Berserker. No, facciamo 3, va bene, prendiamo un po' più di tempo. Sono quasi 3000 gold di svantaggio di Stix su Berserker, sono quasi 2000 tra River e Blubber. Oh, sono just casual 2700 gold di differenza tra gli AD carry a 12 minuti, figuriamoci un 14esimo minuto. E stavo menzionando, ancora manca l'appello del messaggero che viene appena evocato, quindi sulla corsia centrale. Prova ad ingaggiare su Xante, messaggero appunto evocato, pushano tranquillamente, sarà un'altra torre comoda, no, alla fine non dovrebbe essere torre, provano anzi a ingaggiare su Emenes, presenza ferrea per bloccare i suoi scatti, ma lui è ancora lì, quelli sono i danni di un giavellotto su River, schianto elettrico di Stixey, li rimette tutti in fila di una freccia penetrante, Gori prova a fare il possibile decisamente, non è abbastanza, e Blubber sfiora una tripla, Stixey flasha da un altro giavellotto che forse lo avrebbe condannato a morte. È un flash doveroso quello, ho visto proprio, stavo per stringere gli occhi nel dolore complessivo, ma un'altra torre che cade, 13 minuti, ci stiamo pericolosamente avvicinando a quei 10.000 e siamo, è troppo presto, non può essere un controllo così grande, non l'abbiamo visto in questo MSI un vantaggio monetario così grande. Credo che anche nella partita nella famosa partita da 16 minuti la gold read non fosse così grande. No, non mi sembra effettivamente. Anche perché quella è stata una partita che è impennata a un certo punto e non si sono più guardati indietro di One. Chiaramente i Mad Lions non avevano fatto nulla in quel game, cioè nel senso non erano riusciti a rispondere. E probabilmente per le piccole risposte che hanno avuto i Golden Guardians sono il motivo per cui dovremmo arrivare, probabilmente, forse, non lo so, aiuto al 20esimo minuto in questo game. Però sono quasi 10.000 gol di distacco, lo dicevi tu, sta per spadare il secondo messaggero. Non è ancora spanato il drago dell'anima, dell'elemento portante, e abbiamo quasi 10.000 gol di vantaggio. 13 placcature a zero, oltretutto. Questa è proprio la descrizione di un early game brutale. È una definizione schiacciante. Oltretutto, neanche mi ero curato di... Mio Dio. Questo sì. È bravo. Neanche mi ero curato di guardare troppo... Blubber, ittalo una Q. Blubber, sugli obiettivi, ittane una, però, ti prego. Sono fermi. non mi ero neanche troppo curato di guardare gli inventari dei Golden Guardians, perché vabbè, la differenza fa veramente, cioè c'è veramente poca differenza, ma Gori sta andando per una Lama del Ring rovina. Yasuo tank, siamo tornati a quel momento del meta dei duellanti Bruiser. Non so cosa devo pensare sinceramente in questo game. Faticherò ad andare avanti, vediamo anche un replay, abbiamo un po' di tempo finalmente. Sì, cos'era successo in questo scontro? Beh, largamente il giavellotto di Blubber che si mangia metà della barra della vita di River, Emenes che tanca completamente l'aggressione di quattro avversari e poi si divora Gori nel suo tentativo di inserimento in profondità e poi basta, Yasuo scompare, lascia spazio solo alla spada. Anche dietro le quinte dei Golden Guardians si ride, tipica mentalità da perdenti ovviamente, ma... Non c'è molto altro da dire. Abbiamo un massacro. Siamo a 9.000 gold di differenza. Ah, vediamo l'anima cos'è. Questa, dai, dobbiamo anche lamentarci perché sarà un'onda nuvolosa questa, guarda, 3-2-1. No, Kentek, dai, alla fine almeno. Pensi che vedremo un drago Kentek preso? Non lo so. Secondo me, allora, seriamente, per come si è messo il game a un certo punto, cioè adesso fondamentalmente, avrebbero gli strumenti per forzare tranquillamente, ma non hanno la comp per forzare Cloud9, nel senso comunque devi hittare skill shot. È vero. Non è detto. Forse è a 20 vero. Minuti ci arriviamo, quindi secondo me un drago Kentek arriva. Sì, è vero, anche perché un po' lì arrivi a quei 20 minuti c'è anche lo spawn del barone, quindi devi un po' domandarti su quale obiettivo dare più priorità e...
c'è un lato di gioco dove, che vedi Cloud9 magari focalizzarsi sul Baron, prendere quello e poi usarlo per chiudere. Però va anche detto, la composizione di Cloud9 non è una buona composizione a prendere il Baron. Non hanno sì, un DPS particolarmente efficace sugli obiettivi, non puoi pokarlo a morte il Baron. Che succede qua top lane intanto? E che indovina che succede? Licorice rallentato, arriva il messaggero che è dalla testata, Blaber non riesce a stare sui giavellotti, Licorice ottimo con i suoi sidestep per evitare quegli skill shot. Però strovato anche Gori, continuano a pushare, le frecce fanno già malissimo. Quello tra l'altro è un artiglio del predatore ovviamente su Berserker, perché sono obiettivi tutti relativamente fragili, solo Licorice con un bel po' di armatura nel suo inventario e francamente non dovrebbe essere lei la preoccupazione, non dovrebbe essere quella Poppy la preoccupazione di Varus in questo game. Lama delle rovine completata per Gori, Power Spike raggiunta. Se non altro, ecco, la lama delle rovine non ha bisogno che tu abbia altri oggetti per amplificare il suo valore. Non... cioè, l'oggetto era critico, dici ok, ho critico però 50% di critico, non ho ancora il pieno potenziale di questo oggetto. Non vedo molte vie d'uscita, sarò sincero. Menes, tranquillo, se tanca 3 stavano pingando, anche se stavano arrivando i suoi alleati, però hanno detto no, non ne vale la pena, non danno più gold le torri, andiamo a fightare gli obiettivi. Effettivamente. Vero. Una minion che dà più gold probabilmente che uccidere un avversario a questo punto. Infatti pushano tranquillamente, fanno crashare le ondate, iniziano a cercare un po' di agguati nella giungla, però non sono neanche folli, ovviamente i GG non si fanno sorprendere, i danni sui non sono pochi chiaramente da parte di Blaber, c'è anche un po' di resistenza magica nell'inventario di quel Rakan, però appunto il meteore notturno tende a fare questo e Blaber risponde presente saltando su Licorice appena trova un altro giavellotto. Sì, è vero, un po' di resistenza magica, più il fatto che Rakan ha anche quello scudo sempre, no, ad amplificare un pochino la sua barra della vita, quindi il burst iniziale è un po' ingannevole a volte. Infatti ho visto quel danno e ho detto mi aspettavo peggio, poi ho detto ah ok, no giusto, effettivamente era peggio, però semplicemente non l'abbiamo visto. E prendiamo sta torre Cloud9, facciamo i 10.000 gold a 19 minuti. Teletrasporto? No. Doppio, no. Teletrasporto. Si fighta! Pronti con le torrette, sta arrivando anche Cloud9, Licorice si è accorto forse sia andato un po' lungo. Sì, fight sembra essere finito, presa la natura, tankata da due. Sven è lì, piazza la super torretta Apex, sta cercando Fudge di flancare, di intervenire, ma alla fine battono in ritirata i Golden Guardians. Abbastanza... Sì, purtroppo il tentativo di re-engage dei Cloud9 è stato cavalcato da una catena della corruzione completamente a vuoto di Berserker, neanche vicina a un avversario, mi viene da dire, quindi impossibile per i Cloud9 avere una concreta chance di rispondere a quel fight. Il poke della gittata può aiutare, certo, ma sono danni quella che permettono comunque a chi li subisce di allontanarsi a un certo punto, quindi per portare quello lì, per forzare quello lì, hai effettivamente bisogno della catena della corruzione o della granata assordante di Heimerdinger potenziata. Quelli sono strumenti di engage che ti servono per avere un fight vero e proprio. Si torna ad aspettare, sta per spawnare il Drago Chemtech, ha sparato il Barone Nashor, quindi effettivamente avremo entrambi gli obiettivi e iniziano già a muoversi in direzione del Lucertrone Viola. Chiaramente Cloud9 per non avere altri momenti morti sulla mappa, per un attimo abbiamo sfiorato le 10.000 unità d'oro, adesso siamo tornati sulle 999 che ci separano appunto da quella cifra. Si altalena un pochino, ma chiaramente con il farm non dovremo allontanarci troppo per ora da questa cifra. Pingano sul drago i Golden Guardians, che troverebbero il loro primo obiettivo della partita, 3 kill lontani dal subire un perfect game per loro fortuna. Sì, almeno quello aiuta a rimanere un pochino a galla anche a livello di morale, di orgoglio, anche perché piano piano comunque l'acquisizione di oggetti arriva e... siamo a 10.000 gold adesso, effettivamente. I Cloud9 hanno raggiunto quel threshold che solitamente significa la partita è vinta e sarà vinta prima o poi. Ma abbiamo visto comeback anche più assurdi. E se la comp di Cloud9 non è che abbia una data di scadenza particolarmente estesa. Se River ruba il Baron, io mi tolgo le cuffie e me ne vado. Non succederà per adesso. Non andranno a forzare. Dopo aver allontanato effettivamente in Italy, decidono di interrompere la contesa del barone. Entrambe le squadre si orientano ora sul drago e Blaber è minaccioso dietro la tana a lanciare giavellotti e cercare gli avversari mentre i suoi compagni pushano in corsa centrale. Sembra che effettivamente... Oh!
Toccate fuga, va a trovare Fudge, arriva anche l'ultimo respiro, ma poi alla fine sembra essere nulla di fatto. Molto bassi in HP, alla fine Fudge cade, ma i danni in risposta da parte di Berserker ci sono, e come Stixey molto bassi in HP. Flutter flasha in, quello signori è l'arco scudo immortale di Stixey che l'ha tenuto a galla. Quegli HP esistono solo perché esiste la linea vitale. Sì, sono anche meno di quelli che lo scudo avrebbe dato, quindi Blubber avrebbe overkillato in altre circostanze. Gran mossa meccanica lì di Blubber, oltretutto, quel flash avanti e poi canalizzare praticamente due abilità di Nidalee in una, un animation cancel molto preciso. Alla fine, guarda, il drago l'abbiamo avuto, Soul Point conquistato per i Cloud9, la partita sta prendendo una piega un pochino più tranquilla, sta già durando più del game 1 in realtà, quindi nonostante le premesse delle composizioni, Cloud9... vengono un pochino ostacolati. Bellissimo il flash qua difensivo di Berserker, reazione impeccabile. Per Fudge non c'era molta possibilità di evitare tutto questo peso e nessuno che potesse anche parare e assorbire l'immobilizzamento della ulti di River. Mamma mia, che danno che ha messo giù Berserker in quel fight, in quello scenario. Tra l'altro ovviamente la catena della corruzione era partita, ma c'era stato un ottimo windwall da parte di Gori, che adesso con la Zia sta facendo praticamente la Jinx con Zial più poi frammento d'infinito, ma ci vorrà un pochino ancora perché possa entrare in partita. Stessa cosa dicasi chiaramente per Stixey, che con quella stessa manovra di build arriverà molto molto tardi alla lame rapida Navori. Ecco, questa potrebbe essere una scommessa più interessante. Ci arriviamo a vedere almeno uno dei due oggetti, Infinity Edge o Navori, per uno dei due? Non mi voglio esprimere al riguardo. Dirò soltanto che effettivamente, cioè, la strategia nella mente la posso capire sull'idea che se, cioè, Stixey e Gori stanno pensando: se vinciamo questa partita, la vinciamo a 40 minuti, a 50 minuti, sicuramente non adesso. Quindi tanto vale che io mi prepari con quello in mente, con in mente di arrivare a quel punto. È una frase che diciamo sempre in queste situazioni ed è: abbiamo visto game molto peggio di questo venire recuperati, ed è effettivamente ancora vero, perché ne ricordo i game tremendi che in un modo o nell'altro sono durati molto più di quanto dovevano durare, e abbiamo già visto squadre sbagliare in questi scenari. Io, scusa, volevo solo sottolineare, Sven ha due codici del diavolo e ha appena recollato. Il fatto è che li aveva prima di aver recollato, e io l'ho visto recollare e ho detto: ah, si è accorto che ne ha due, adesso ne completa uno oppure vende l'altro. Ha recollato ed è rimasto con i due codici del diavolo. Efficienza, ovviamente. Non trova il knock a poi su Blubber, anzi trova molti danni ad accoglierlo. Arriva un teletrasporto in ingresso ed è Emenes che si affaccia con i suoi alleati. Chiaramente i Cloud9 vogliono il Barone Nashor, vogliono limitare il margine d'errore. Non facile per loro conquistare appunto il Barrio, come dicevamo, per quanto riguarda il DPS grezzo. Facile invece allontanare gli avversari da questa zona di mappa con tutto il loro poke. Emenes fa un passo in avanti di troppo, ma due oggetti e mezzo, è gigantesco quel salto. Guardate quanto ci mette ad andare giù, guardate quanto poco ci mette Poppy a cadere. Un ultimo giavellotto, no, un ultimo colpo di intofo sarà quello che porterà la kill ad Emenes dei danni di Licorice. Era meglio, perché il colpo d'entofo uccide Poppy, scopre quello che c'è dietro, e il giavellotto trova Stixey invece, che morde molto più a fondo sulla barra di HP di quella Zeri. E ora è il momento di vedere, di cercare il miracolo. Sempre pronto a togliermi le cuffie, in caso River riesca il miracolo veramente, presa la natura che arriva. Blubber viene immobilizzato, ma è nel pit, si tuffa dentro River! No, no, oh, no! Non è possibile! Non è possibile! Ci sentiamo domani, ci vediamo per la prossima giornata di MSI. Finisco io qua, non ti preoccupare. Lo steal del Baron di River, sono ancora in piedi. Sono ancora in piedi, Golden Guardian. Sventano il miracolo. Sventano. Cos'è successo? Cos'è successo? Blubber con Nidalee. Con Nidalee non dovrebbe succedere. Precisissimo River, 1194 di HP sul Baron quando arriva quello smite. Veramente impeccabile. Ora che succede top lane? C'è Gori che fighta con il suo frammento d'infinito, bloccato lì sul posto Emenes, ma i danni su Gori sono comunque troppi. Licorice è da solo, viene allontanato alla fine dal martellone Fudge. Sta arrivando anche Stixey cercando di fare il possibile. Vediamo se sarà abbastanza. Button in ritirata. Che sta facendo Ui bot lane? Perché è lì? Uscia. Cosa sta succedendo? Il giavellotto a segno, Blubber rallentato, ma potrà saltare in avanti. Sì, Ui
Toccate fuga per prendere il più tempo possibile. Un altro giavellotto. Blaber è troppo lontano, non riesce a intervenire. Piazza visione, ovviamente. Ui, in profondità, ma non ci sono teletrasporti dei suoi per arrivare. Vogliono contendere questo drago. Ok. Abbiamo il frammento infinito. Comunque. Sì. Tra l'altro, un frammento infinito che dovrebbe essere. Cioè, Yasuo tiene più percentuale di critico, quindi anche solo frammento infinito di fervore ti permette di raggiungere il 40%. Anche solo frammento infinito, in realtà, ti permette di raggiungere il 40%. Da... Perché adesso è 40%, giustamente non è più 60%. Da un po', ormai, tra l'altro. E abbiamo anche le Navori. Guarda là. Le aspettative sono state raggiunte e ribaltate allo stesso momento. Si sta preparando nuovamente. È quel momento. Nel game precedente ci hanno privato della sacra arte del burger flippaggio, ma stavolta vogliono portarci a quel minutaggio sicuramente questi Golden Guardians, e anche Cloud9 ci vogliono portare sinceramente a quel minutaggio. Troveranno torri, in questo caso i Golden Guardians, grazie al Barone Nashor. Una in corsia superiore sicuramente con Licorice da solo, e Riad e Scherzando sono gol di taglio obiettivo. Lo svantaggio sta ulteriormente diminuendo. Sì, taglio obiettivo che continua ad accumularsi, e siamo a... Avevamo toccato i 10.000, l'avevamo menzionato su quel... Prima mossa sul barone eravamo a 10.000, adesso siamo a 8.000, nemmeno, tra le due squadre. E non è soltanto la differenza monetaria, perché l'abbiamo detto più e più volte, la composizione dei Golden Guardians ha una data di scadenza ben più larga di quella dei Cloud9, una shelf life ben più estesa, sono latte a lunga conservazione, non puoi... Non vanno a male in fretta. I Cloud9 stanno già iniziando a sentire invece uno spiacevole odorino in arrivo dal frigo. L'odorino di outscaling che sta arrivando, ovviamente. Gori, tra l'altro, ora a livello 16 con la Suprema è importantissima. Stixey, livello 14, tanto farm per lui. I due oggetti e mezzo sono arrivati. È a pieno potenziale e può minacciare enormemente adesso anche il solo Emenes, che comunque è lì a difendere la torre, ma è da solo. Ui è molto lontano perché si aspettano l'arrivo degli avversari. Giù la torre, vuole flancare Ui, ma non è abbastanza. Top lane parte un altro ingaggio, Faggio contro Licorice, ma guarda Licorice quanto ci mette ad andare giù con quel Jackshow che gli dà così tanta resistenza. Arriva Berserker a flancarlo addirittura. Cosa sta succedendo? River aggredito da Blaber, ma si girano sulla Nidalee che è di stasi, molto bassi da HP. Prova a flashare via, ma c'è uno shutdown. Trovano Licorice dall'altro lato di mappa, ma Stix può andare nel seguimento di Sven. La Ultra Shock che non connette, ma ancora una volta i Golden Guardians trovano la giocata. Eh sì, Stix potrebbe provare ancora una volta il riposizionamento. Il laser, l'avesse forse trattenuto per l'altro muro, avrebbe avuto delle chance più ampie. Non può arrivare a pushare troppo a fondo Berserker perché c'è un teletrasporto alle sue spalle ed è Gori. Arrivano due a soccorrerlo. E c'è anche Ui, arriva il knock-up, ma è su MLS inarrestabile, subito no out. E Gori portato fuori da un'altra uccisione a Fudge. Bellissimo l'out. Acchiappa al volo. Che ti ridi, Jack? Perché ridi? È poco da ridere, Jack. Bella manovra di Emenes. Il doppio teletrasporto difensivo lì a proteggere Berserker. Berserker è ancora l'unico a mantenere una considerevole taglia sulla sua testa. L'unico che non è stato parte di questa serie di shutdown conquistate dai Golden Guardians negli ultimi minuti. 30 minuti sull'orologio di gioco superati contro molte aspettative. E piano piano, altri 3 minuti abbiamo un drago maggiore. Lì sì che si può flippare. Laver non è stato particolarmente preciso con gli smite in questa serie, quindi chissà che per i Golden Guardians non ci sia ancora speranza. Ma anche un minuto solo al Barone Nashor, quello sarebbe un altro flip molto interessante, perché comunque parlavamo della difficoltà di fare il barone per i Cloud9 e quella rimane. Diventa anche difficile wave clearare, mentre dall'altra parte è arrivato l'uragano di Luna, scusatemi, per Stix, che ora può far sentire. Cercano di non fare lo stesso errore di prima. River viene molto più tenuto d'occhio rispetto a quanto fatto in precedenza. In generale c'è anche più controllo di visione in questo lato di mappa. I Cloud9 vanno a togliere anche il farm agli avversari, schiacciano alte le wave in questa zona di mappa, con lui che sta ancora cercando di costruire un flank lunghissimo ad accompagnare Stix in questa centrale. Questi timer che etichettano, da un lato sì, fanno ondeggiare sempre di più la lama sopra la testa dei Golden Guardians, dall'altro comunque alzano un po' la pressione. Gori ha una corazza dell'uomo morto. Sì, perché?
perché, io non lo so, questi, io è un perché sincero e un perché di disperazione, cioè per cosa mi sono perso nel meta e anche perché, cioè, nel senso, chi l'ha cosa? Lasciato cucinare? Chi gli ha dato le chiavi della cella frigorifera? Sul Baron ci sono i Cloud9, i Golden Guardians provano a passare dal fiume, vedono una lunga visione degli avversari. Shurelli ha attivato la Wii, stavolta il barone andrà giù facilmente per i Cloud9, ma Emenes potrebbe essere nuovamente l'agnello sacrificale, prende tantissimo tempo anche Uchi! La top plate! Ui, col knock-up, con l'ultimo respiro, e con Styx che va in avanti e si accende con la Dinamo, due uccisioni per lui. Blaber è in mezzo al team avversario e dovrebbe cadere. Sven non sembra potersi avvicinare, Berserker piazza le frecce ma non colpisce, è un 2-3 col barone, sì, per i Cloud9, con un altro fight però vinto dai Golden Guardians. Questo non è... Non inizia a non raccontare una storia poi così piacevole per i Cloud9, ok? Barone preso, ma a che prezzo? È vero, non è stato un fight equo. Emenes si è praticamente immolato per bloccare, per fare da diga e bloccare l'avanzata dei Golden Guardians verso il barone. Si è sacrificato per l'obiettivo. Ma deve iniziare adesso una preoccupazione a un certo punto per i Cloud9, il fatto che questa partita non stia terminando con il vantaggio monetario enorme che avevano accumulato finora. Il timer conta 30 secondi a quel barone Nashor, anzi scusatemi, a quel drago maggiore. Il barone Nashor conta meno 150, ora qualcosina in meno perché Berserker sta farmando, ma ancora una volta la differenza in gold sta calando. È arrivata una catena d'anatema per River, sta arrivando la brama sangue che non credo verrà chiusa a breve ovviamente qua da Zeri, ma la renderà ancora più difficile da gestire. E sono soprattutto 4 oggetti quasi contro i quasi 5 chiaramente di quel Varus, ma rendono Zeri una minaccia gigantesca al momento. Blaber non sta più impattando il game, non riesce più a fare quello che Nanida gli vorrebbe fare. Eh no, l'esecuzione sta diventando molto difficile per i Cloud9. Adesso Drago Maggiore è spawnato. Cloud9 hanno ancora qualche attimo di barone per cercare di posizionare le ondate a loro favore. Guarda Fuki come si sta posizionando a fondo nella giungla avversaria. Vabbè, adesso potrebbe scoprirlo. Credo che l'abbia visto. L'hanno visto. Infatti prova a girarsi su di lui, ma c'è River a dargli manforte. Arriva anche Emenes a fare la statua. Oh. Riescono a bloccarlo. Immobilizzato invece Gori, ma dietro il suo Windwall canalizza, ma bloccherà Licorice. La sua suprema. River piazza la sua di suprema persona degli avversari, ma la Ultra Shock non è abbastanza. I danni invece si fanno sentire da parte delle frecce penetranti e delle shock blast di Fudge. Arriva il teletrasporto alle spalle da parte di Gori. Il drago è molto basso in HP. Trova il colpo di intoffo, allontanato solo Emenes. Deve solo avvicinarsi al pit, ma non ci riesce. River, sarà lui il primo a cadere per il laser del drago maggiore. Ne cade un altro ed è Ui. E sembra essere fine. Sembra essere arrivata la parola fine per questi Golden Guardians. Blaber trova uno shutdown, troverà un'altra kill. Aspetta la presenza ferrea. Sbaglia un po' il tempismo, ma sono comunque 3 uccisioni da lui firmate. Gori è arrivato solo adesso col teletrasporto ed è troppo tardi. Ci hanno messo 15 minuti in più del previsto questi Cloud9, ma alla fine non avremo Silver Scrapes. Sarà comunque un 3-1. Sarà una loro vittoria. A casa tornano i Golden Guardians, ma con quale fatica per questi Cloud9. E infine ce l'hanno fatta. One more for the road. Carneficina a segnare, a siglare i quasi 13.000 gold di vantaggio dei Cloud9 su questa conclusione. Attimi di panico comunque attorno a quel drago maggiore. Lo Smite Blaber ha colpito l'obiettivo giustiziandolo, penso nello stesso istante in cui l'ha fatto anche il laser Ultra Shock di Zeri. Ero pronto ad un altro lancio della cuffia, ma alla fine niente da fare, si infrangono i sogni di questi Golden Guardians. Cloud9 flexano un po' i muscoli in questa draft del game 4, ma non è quel tipo di draft che adesso ti fa particolarmente preoccupare del fatto che possano giocare questo stile, perché diciamolo, sono altre le esecuzioni che ti fanno aver paura di uno stile dell'early game del genere. Ti fanno avere paura, però non nel senso che intendi tu, credo, Moon, a questo punto. Che partite strane, che partite folli queste ultime due di questa best of five. Alla fine finisce come forse sarebbe dovuta finire anche in precedenza, perché l'avevi detto, quel game 3 era un game che 6 volte su 10 vincevano i Cloud9, una monetina un po' truccata a loro favore sarebbe stata in quel caso. Stavolta decidono di complicarsi veramente tanto 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 la vita, anche se va detto quest'ultimo fight è stato forse per la prima volta davvero
l'esecuzione perfetta di come una comp del genere andava giocata. Almeno per l'inizio, sì. Poi c'è sempre quell'elemento di dobbiamo effettivamente chiuderlo il game, dobbiamo effettivamente distruggerlo il Nexus, non basta arrivare a 10.000 gol di vantaggio e poi la partita ti viene consegnata a tavolino. No, c'è effettivamente dell'altra strada da fare, e per poco i Cloud9 sono dimenticati di fare anche quella, ma alla fine è un altro 3-1. Cloud9 ripetono il risultato della finale, effettivamente ci restituiscono una replica di quello che abbiamo visto domesticamente, e avanzano verso quindi la sfida con i GNG, che li aspetta settimana prossima. Pronti anche all'intervista? Ho visto prima un po' di chiacchiere tra uno degli arbitri e mi sembra Fudge, vedremo se sarà effettivamente lui in intervista oppure avremo qualcun altro. Comunque vada, un po' dispiace sicuramente per questi Golden Guardians che avevano fatto vedere veramente tante belle cose nei play-in, poi quando si è alzato il livello sono sembrati un po' fuori dal loro comfort. Comunque un ultimo inchino per loro dal palcoscenico e dal pubblico qua di Londra per questa loro esperienza. Torna in Nord America sicuramente con tante lezioni portate a casa, vedremo se le faranno fruttare in questo summer che ormai è prossimo all'inizio. Non se ne vanno a testa bassa, mi viene da dire, Golden Guardians. È vero, arrivare in questo bracket stage e subire due sconfitte non è un bel risultato, ma qualcuno doveva pur subirlo. E tutto sommato hanno saputo dire la loro in una best of three contro i BLG. Hanno addirittura, sembrava quasi messo alle strette, i JD Gaming durante una delle loro partite della serie di ieri l'altro, e anche in questa serie, in questa reprise della finale domestica, un game portato a casa, forse non particolarmente per loro meriti, ma un game portato a casa non di meno, e un altro è un altro simpatico, se non altro, chiamiamolo così, simpatico e sudato per i Cloud9. Vediamo un po' il resto del campionato per i Cloud9, cosa rappresenterà. Purtroppo la loro prima serie, come ho detto, li ha visti un po' freddi, forse, un po' carenti di molti elementi che già all'interno di questa serie sono stati più presenti. E resta un po' da vedere se è stato a causa di magari un choke contro una rappresentanza dell'LPL, un avversario più grande di quello che ti aspetti di dover affrontare, e che quindi nel momento in cui torni ad affrontare degli avversari domestici un po' se ne va, sparisce, oppure se è semplicemente mancanza di riscaldamento e adesso vincere una serie potrà spingerli un po' più convincentemente verso la prossima. Pronti all'intervista non solo Fudge ma anche MNS, perché sono stati radunati entrambi dalla regia in compagnia di Laura. Avremo sicuramente modo di sentire la loro anche su questa serie, probabilmente sentendo le domande precedenti di loro oggi credo che si partirà proprio da lì, dovremmo essere pronti ormai, quindi mi accingo a lasciarti parola per sentire cosa hanno da dire. Anche questo va detto, l'abbiamo detto per larga tratta di questa trasmissione, due dei protagonisti della serie, il Game 1 e il Game 2 in particolare, offerti da loro gentilmente. Thank you guys. Blubber will be joining the desk a bit later, though, but I have Fudge and MNS with me to talk about this. Blubber sarà al desk più tardi della trasmissione, come ci avvisa Lore. Vittoria dominante, forse mi verrebbe da dire. Come avete visto questa serie? Un po' avanti e indietro. Game 2 è stato abbastanza combattuto, ora che ci penso, effettivamente. Mi viene da dire che tante partite in questa serie si trasforma un po' a seconda del mid game. Game 1 direi che abbiamo giocato bene, game 4 direi che abbiamo abbastanza stompato, game 2 e game 3 da rifare. Ieri mi hai detto penso che sarà una serie abbastanza combattuta. Cosa ti ha portato a pensare? Cosa ne pensi un po'? Come mai lo pensavi e cosa ne pensi adesso? Sinceramente siamo stati un po' bad. Abbiamo giocato un po' male finora. Mi aspettavo una serie combattuta e mi aspettavo onestamente che lo fosse di più di quella che non è stata la fine. Però sono contento che abbiamo replicato il 3-1 come abbiamo fatto a casa. MNS, la draft dell'ultima partita è stata abbastanza interessata. Una composizione da poke,
che mi fa pensare un po', mi fa domandare come mai avete scelto uno stile del genere. I Golden Guardians sono una composizione che si appoggia abbastanza a quell'early game, e se rimanete indietro è molto difficile giocare una comp del genere. E come mai avete pensato che questa comp fosse il modo giusto per chiudere la serie? Abbiamo pensato la nostra botlane comunque più forte da loro, non avrebbero dovuto subire molto svantaggio. Sante è molto forte. Vinci mid, vinci jungle, vinci botlane, top lane non importa. Sembra che la top lane effettivamente non importi molto a queste MSI. Abbiamo visto i Sion, i tank, la giungla non va mai a gankare top lane. Cosa ne pensi dato così a Fudge? Sì, sembra che non abbiamo così tanto impatto. Giochiamo tanti tank per proteggere Aphelios, Lulu, Jinx, Zeri, così che loro possano carriare la partita. È importante giocare bene nei teamfight sicuramente, ma non direi che i carry sono particolarmente forti in questo momento. Bin comunque sta giocando molto bene sui suoi carry, e penso che se sei molto forte su quei campioni puoi cercare di plasmare un po' la partita a tuo favore, ma non è da tutti. MNS, sei d'accordo sull'opinione della top lane? Non saprei, sono triste, sono sufficientemente triste della situazione in mid lane. Nautilus, Xant. Pensi che possa cambiare? Prima ho parlato con Knight e abbiamo parlato di appunto quanti mid laner diversi si potessero giocare. È una champion pool molto diversa. Un giorno vorrei giocare a Aphelios Mid. Questa è la mia risposta. La tua prima vittoria internazionale, MNS. So che vincere quella finale in Nord America è stato un momento molto, molto emozionale per te. Com'è vincere qua anche su un palcoscenico così grande? Non avrei mai pensato di poter essere qua ad un MSI. Mi sono accorto, arrivando qua all'MSI dopo aver scrimmato contro altre squadre di LCK e LPL, e la mia tempo play, il modo di giocare con i compagni di squadra non era sufficiente. Penso di essere migliorato su molti di questi elementi e sono fiero. Aspettate. Vuoi ringraziare i miei compagni di squadra, soprattutto. E il coaching staff. Okay. Perché a volte sono really bad. Grazie per averci supportato tutto questo tempo. Miglioreremo nel tempo rimanente. Quanti giorni abbiamo? Tre giorni. E Chovy è il prossimo. Come ti senti di giocare contro Chovy? È molto forte. Sarà un matchup molto interessante sicuramente. Abbiamo Blubber sul desk. Qualcosa che vuoi dire al tuo jungler dopo la sua performance di oggi? Penso che debba concentrarsi un po' sugli smite. Ma ha giocato bene. Beh, qualcosa che può forse anche vincerti i mondiali se guardi di Rex dell'anno scorso. Questo è quanto per l'intervista con Fudge, MNS e Lore. Tutto per la seconda Best of Five di oggi. L'intervista che non sapevo di volere, ma della quale ormai non potrò più fare a meno. Chissà se sentiremo ancora MNS in intervista dopo una vita. Guardalo che beniamino della folla che è diventato già, proprio a suo agio sul palcoscenico. Tra l'altro, appunto, alla sua prima esperienza di questo tipo a livello internazionale con questo pubblico anche davanti a sé, ma si vede che è un giocatore, è un giovane veterano da un certo punto di vista, perché comunque, è vero, come si dice dalle mie parti, da mo' che è MNS, cioè è un po' che è un giocatore di questo livello, però non ha mai raggiunto effettivamente palcoscenici del genere. È vero, una grande opportunità e
come ha detto anche lui, appunto, è arrivato a un punto in cui nemmeno se l'aspettava di poter mai arrivare ad un evento del genere, figuriamoci poi anche a trovare qualche risultato quella. Per adesso, questa prima vittoria in best of 5 dei Cloud9 all'MSI arriva con la team kill contro i connazionali già battuti domesticamente, ma è un primo passo avanti, sicuramente, come ho detto. Prossimo passo però è un gradino bello alto. Gen G, che vuol dire Chovy, che aspetta MNS con la corsia centrale, che vuol dire campioni in carica dell'LCK, che hanno spinto i T1 a Silver Scrapes a 5 partite. Una bella gatta da pelare per i Cloud9, sicuramente. Sicuramente sì, una partita, una durissima prova che li aspetta. Speriamo appunto che questi giorni di riposo aiutino Blubber a ritrovare un po' di fiducia sugli smite, aiutino tutto il team a mettersi un po' in linea su, in generale, delle performance altalenanti, seppur di livello da non sottovalutare, perché comunque sono stati game più fiestosi, meno puliti rispetto chiaramente alla best of five che abbiamo visto. Stavo dicendo stamattina, era ancora pomeriggio, ma ormai era tanto tempo fa, questo va detto. Però comunque si è giocato a ritmi molto alti anche per lo standard del Nord America. Abbiamo visto le belle giocate qua, un'esecuzione di teamfight splendida da parte di Cloud9. È vero che sarà complicato farlo contro un team contro i GNG, però impossibile in questi titoli esiste veramente raramente, di raro. No. Come detto, è una versione di questi Cloud9, quella mostrata nel Game 4, che non so quanto effettivamente pone radici per il futuro. Non so se i Gen G si sentiranno in alcun modo preoccupati dalla possibilità che Cloud9 giochi in uno stile così aggressivo, così incentrato sull'early game. Non è... È una forte variazione sul meta del campionato, e come tale a volte viene vista come una minaccia che non vuoi rischiare di trovare. Ma non è stato, mi sento di dire, il risultato che mi ha spinto a pensare no, ok, dobbiamo bannare questi campioni, dobbiamo impedirgli di poter giocare questo early game. Hanno ottenuto un vantaggio monetario immenso contro i Golden Guardians, sarà molto difficile replicarlo contro altre squadre più capaci, e anche con quel vantaggio hanno fatto poi molta fatica a chiudere la partita, dovendo arrivare infine a quel drago maggiore. Quindi forse sì, un po' una flexata di muscoli che è più per far vedere che possono andare in una direzione del genere, piuttosto che vogliono andare in una direzione del genere, ma va tenuto a mente. Il grafico dei danni è, visto quello che abbiamo visto in questa partita, sinceramente esilarante, perché si vede proprio che i Golden Guardians a un certo punto di inerzia stanno facendo i danni, cioè non ci stavano nemmeno provando davvero a mettere giù DPS, e i Cloud9 semplicemente avevano tantissimo in più ma non stavano riuscendo a vincere. Difatti la testimonianza più grande è che appunto stavano facendo danni di inerzia. Infatti il campione che ha fatto più danni è quello che è più bravo a fare di inerzia, ovvero Maokai. Esatto. Che semplicemente lascia semi in giro e quelli fanno danni, non c'è bisogno che li faccia lui. È proprio, sì, una definizione perfetta, è l'inerzia dell'andare avanti. Anche il grafico di gol che sembra essersi un pochino bloccato su quella cuspide dopo i 15 minuti, sappiamo benissimo che lì invece, cioè, quella cuspide era 10.000 gold, non è che eravamo fermi sui 4.000, 5.000, no, eravamo già a 10.000. Poi abbiamo fatto anche in tempo ad alzare per la fine della partita, ma un controllo abbastanza secco. Questo il bracket a questo punto delle prossime giornate, con la finale del winner bracket che ci aspetta, il match tra T1 e JDG che si giocherà il 18 alle 14, poi invece abbiamo Bilibili Gaming contro G2 e Gen G contro Cloud9 il 16 ed il 17 di maggio, sempre alle 14, allo stesso orario. Prossimo appuntamento proprio quello lì, BLG contro G2, ritorno ai beniamini europei, l'ultima speranza dell'LEC, rimanere in vita in questa scalata del lower bracket, dopodomani, quindi segnate i calendari, mettete le sveglie, l'ultima, potrebbe essere l'ultima chance per vedere una rappresentante europea giocare in questo MSI. E il giorno dopo invece ci sarà la stessa, ma per i Cloud9, per l'LCS contro i GNG, di cui stavano parlando anche i ragazzi prima in intervista. Vedremo a questo punto, perché mancano poche giornate, l'ultima settimana di MSI che si aprirà, appunto, abbiamo detto, martedì 16. Vedremo come andrà, ma per stasera è davvero tutto. Salutiamo
A questo punto ormai ufficialmente Mad Lions, ieri abbiamo già salutati e oggi i Golden Guardians. L'appuntamento, come detto, è la settimana prossima da parte mia, del mio collega e della regia. È davvero tutto, buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima.